Ciao a tutti amici pizzaioli, pizzalinghi e amanti del buon cibo. Per chi non mi conoscesse, io sono Vittorio, sono un appassionato di arte bianca, ma la cosa che più mi diverte è fare la pizza a casa. Voglio portarvi oggi con me nell'unboxing di un prodotto, in particolar modo di un'attrezzatura che va ad arricchire il bottino di strumentazioni che ho a casa per fare la pizza. Si tratta di un forno, non voglio dirvi troppo adesso, lo scopriremo insieme. Non vedo l'ora di farlo, vado a prendere forbice, coltello e siamo pronti per l'unboxing. Eccomi tornato, qui potete vedere i due pacchi che mi sono arrivati, che tra poco andremo ad unboxare assieme. Ragazzi, ho registrato questa clip al termine dell'unboxing, proprio perché sono rimasto colpito dalla quantità di strumenti e accessori che mi sono stati dati in dotazione con il forno. Quindi, durante lo spacchettamento, cercavo di dare importanza ai prodotti presenti all'interno della confezione, ma molto spesso perdevo le parole, sono onesto. Quello che io vorrei fare adesso è farvi passare una clip veloce dello spacchettamento. Al termine di questa vi faccio vedere tutto ciò che ho trovato e andare a descrivere tutti questi accessori in modo accurato, dandogli l'importanza che meritano e farvi capire anche a voi la qualità dei prodotti che ho ricevuto. Eccoci giunti al momento clou dell'unboxing. Vi presento Glow & Raptor in Silver Edition. L'azienda produttrice è la slovena Glowen, realizza forni per la realizzazione di pizze fatte a casa, sia in versione monopizza, come in questo caso Raptor, oppure per cuocere più pizze contemporaneamente il fratello maggiore, il Diablo. Questo forno mi ha attratto sin da subito. Ha un design veramente particolare, innovativo, io lo definisco un po' come il forno venuto dal futuro per il suo aspetto. Ciò che però mi ha realmente impressionato è la sua geometria. La sua geometria costruttiva va a ricordare quella di un forno classico napoletano, con la cupola interna e una bocca di forno e il proprio camino. In questo caso non si tratta di una vera e propria cupola, ma abbiamo una camera con un grosso arco e questo permette alla fiamma di fare un giro corretto, così come al calore, di essere uniforme in tutta la camera e durante la cottura. La platea di questo forno è 38x38, quindi ci sta agevolmente una pizza al piatto, senza alcun tipo di problema. Il grande vantaggio dei forni Glowen qual è? Sono dei forni multicombustibile. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile utilizzarlo sia nella configurazione a legna che nella configurazione a gas. Nella sua versione base il forno è predisposto per la cottura a legna. Il Firebox non è nient'altro che un contenitore che va inserito all'interno del forno per posizionare la legna, le braccia e così via. La particolarità è la presenza di questo frangifiamma che evita un'eccessiva colorazione del cornicione della nostra pizza. Tendo a sottolineare che se noi utilizziamo il forno nella sua configurazione a gas, la dimensione della platea rimane sempre la stessa, quindi 38x38. La seconda configurazione è quella a gas. La configurazione a gas avviene tramite l'acquisto del bruciatore. Il bruciatore viene fornito assieme al regolatore, al tubo e a delle fascette metalliche per collegare il tubo al regolatore. La conversione avviene dalla parte posteriore, bisogna svitare una piastrina con la brugola che viene fornita, infilare il bruciatore, avvitare le tre viti e il forno è stato convertito perfettamente nella sua versione a gas. Vi parlo un attimo della pietra di cottura. Il forno è originariamente dotato della pietra in cordierite. La pietra in cordierite ha un rilascio di calore molto veloce, molto rapido e molto aggressiva. La seconda pietra che è possibile acquistare è il biscotto. Ha un rilascio di calore molto diverso rispetto alla cordierite, è molto meno aggressivo sul fondo della nostra pizza e ha un rilascio di calore molto più regolare. Entrambe le pietre hanno uno spessore di 2 cm. Nel caso del biscotto, questo viene venduto tagliato in due sezioni e questo agevola l'inserimento all'interno del forno. Troviamo anche un pirometro laser.
Il pirometro laser è molto utile per rilevare la temperatura sulla platea. Questo sarà un indice di riferimento per capire il momento giusto in cui andremo ad infornare la nostra pizza. Sul sito online troveremo anche questo accessorio. Questo accessorio è uno sportello. Dal mio punto di vista è molto ben pensato ed è anche molto utile, perché troviamo queste feritoie che permettono di regolare il passaggio dell'ossigeno, quindi il tiraggio del forno. Lo sportello a che cosa può venirci utile? Può venirci molto utile nel caso in cui non andremo ad effettuare la cottura di una pizza napoletana, ma magari dei prodotti che necessitano delle cotture a calore più costante, magari anche più lente, per tempi prolungati. Un esempio, la pizza in pala, la pizza in teglia. Oppure questo forno è veramente molto versatile, può essere utilizzato per ogni preparazione, ad esempio i topping per le nostre pizze, come possono essere i pomodorini confit, oppure possiamo cuocere all'interno degli ottimi arrosti. Un'altra bellezza che ho trovato all'interno della confezione è questa copertura del forno. È molto facile da installare, adesso vi farò vedere, e la sua funzionalità è semplicemente quella di proteggere dalle intemperie, dalla polvere, il forno nel momento in cui noi non lo utilizziamo. Il materiale sembra essere anche in parte impermeabile, lo andrò a verificare, è comunque molto bella e facile da inserire. Ecco qua, in 448 il forno è stato protetto, la protezione è veramente molto bella, molto congeniale ed è molto utile, una comodità che può essere acquistata a poco prezzo sul sito. All'interno del pacchetto ho trovato anche quelle che sono le informazioni, quindi quelle che sono le istruzioni. Le istruzioni sono molto importanti per configurare il forno, sia nella modalità legna, gas, e qui trovate tutte le informazioni anche relative alle bombole che potete acquistare come propellente del vostro forno. Abbiamo una garanzia di 3 anni, mi sono scordato di dire che il manuale delle istruzioni è anche consultabile online, e questa è un'ottima comodità, ovvero la digitalizzazione del manuale di istruzioni. Le sorprese però non finiscono qui. Questo è il tagliere brandizzato Glowen. È molto bello, troviamo già delle scanalature che indicano dove tagliare perfettamente la pizza per ottenere delle fette regolari. Veramente non me l'aspettavo, non vedo l'ora di posizionare una pizza e scattare una bellissima foto. Gli altri due accessori fondamentali per la cottura della pizza sono la pala e il palino. Per quanto riguarda la pala viene fornita in legno, sembra essere molto liscia, quindi agevola lo scorrimento della pizza nel momento dell'infornata. Non ho mai utilizzato una pala in legno, quindi non ho metri di paragone, questa mi sembra di un ottimo legno, trattato in modo corretto, veramente molto bella anche con il logo Glowen. Il palino invece è un palino metallico, anche questo con una serigrafia, un'incisione del logo Glowen, è molto minimal ma in linea con quello che è lo stile del forno, come potete vedere. Nella confezione ho trovato anche dei guanti protettivi contro il calore. Questi servono per movimentare il forno nel momento in cui è ancora caldo oppure aiutarsi nell'estrazione del firebox. Ecco qui, 2 cassette per conservare al meglio i pagnelli delle mie pizze. Queste cassette sono veramente molto belle. Per chi ha già acquistato delle cassette online, sa di cosa parlo quando parlo di una superficie piana, regolare, non stabile. Quindi nel momento in cui noi andremo ad estrarre i nostri panetti con la spatola, non rischiamo di andare a rovinarli, quindi veramente di ottima qualità. Siamo giunti ormai al termine di questo unboxing che è stato fantastico e veramente emozionante. Prima di concludere il video però vorrei dirvi che il forno nella sua versione base non viene fornito con tutti questi accessori. Tutti gli accessori però li potete trovare e consultare all'interno del catalogo online presente sul sito di Glowen. Io sono rimasto veramente entusiasta e anche diciamo un po' sconvolto. Io resto a disposizione per qualunque informazione, vi invito a visitare il sito di Glowen, sono sempre attive delle offerte. A me non resta altro che ringraziare l'azienda, saluto anche voi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona giornata!